Cuore giallo blu, siamo in un Ruffini che va scemando, diciamo, ma l'entusiasmo rimane, si respira. Torino vince il derby con Biella dopo qualche decennio, siamo tutti contenti, un palazzetto pieno che più pieno non si può, le impressioni di coach Pilastrini, anche perché oggi Torino è sembrata una vera squadra di vertice. Guarda, a parte le cose che a questo punto sono scontate, ma sono la vera notizia, cioè la meraviglia del pubblico e dello spettacolo sono la vera notizia. Per quanto riguarda invece le cose mie, oggi la cosa di cui sono contento è che Torino, che molti si divertono a etichettare come la squadra delle individualità, ha vinto perché è stata straordinariamente squadra. Non voglio dire più squadra degli altri perché non mi permetto, però è stata straordinariamente squadra. Non c'è stato un giocatore che non ha dato un grande contributo, sicuramente Wojciechowski è stato fermato dai falli, però anche lui ha provato a fare il meglio e tutti gli altri hanno giocato alla grande nel sistema, superando le difficoltà, per esempio, di un inizio partita in cui i contatti fisici ci punivano, superando le difficoltà di una squadra che, Savoskuil, che è un grande tiratore, di solito di striscia, non è mai andato in striscia, non ha mai fatto due canestri consecutivi, ma come ce lo dimenticavamo un attimo, buttava dentro un canestro da tre punti. Hollis che ha fatto due canestri da tre punti, di quelli veramente difficili. Laganà, che ha, con tutto il rispetto, un ottimo tiratore, ma il 21% da tre, ha fatto 2 su 3 da tre punti, quindi una grandissima, straordinaria Biella che ha fatto tutto. Noi abbiamo vinto assolutamente non dominando, assolutamente non ammazzando mai la partita, ma credo controllandola con autorità, e quindi di questo sono molto contento. Torino avanti, equilibrio fino al primo tempo, poi uno strappo nel terzo quarto grazie a protagonisti, come dicevi tu, del momento. Evangelisti fa il tiro giusto, Bowers fa una grande partita tirando molto bene, ne farà 12 alla fine, con 33 minuti di grande qualità. Stile ha giocato benissimo oggi, ma Amoroso ovviamente ha fatto, era un po', sguazzava un po' nel suo regno oggi con questa atmosfera così, così calda. Sandri ha fatto il suo, possiamo dire che finalmente c'è stata un'amalgama giusta, come dicevi, e tutti nel momento giusto hanno cercato di tenere Biella a distanza, un vantaggio che è andato a crescere alla fine, fino alla fine Voscu ci ha tenuto, come dicevi, un po' in apprensione. Ma guarda, sì, di Biella abbiamo detto, di noi è chiaro che Amoroso, tutti hanno visto quello che ha fatto, e sottolineo, l'ha fatto dopo che all'inizio della partita era stato messo in difficoltà dai contatti. Poi non voglio dire che fosse fallo o non fallo eccetera, però all'inizio della partita era stato messo in difficoltà dai contatti, ha reagito da campione e ha fatto una partita da incorniciare. Però abbiamo avuto veramente da tutti, i due americani, Mancinelli, Sandri dalla panchina, cioè è veramente una partita, ma anche chi è meno premiato dalle statistiche, Evangelisti oggi non ha statistiche eccezionali, Giragati non le ho neanche guardate, mi sembra statistiche normali, ma sono stati veramente importantissimi, e quindi io ripeto, squadra, oggi veramente squadra, più squadra di quanto non siamo mai stati. E adesso ovviamente dobbiamo dare continuità a questa cosa, perché da quando siamo al completo non abbiamo ancora giocato così. Adesso è la prima che abbiamo fatto a Barcellona, l'abbiamo fatto bene ma non così bene, e adesso vogliamo dare continuità a questo modo di giocare. Abbiamo dimenticato nella citazione dei singoli ovviamente Stefano Mancinelli, che è un po' il guest star anche di questa squadra, pare, di Amoroso. Come si fa a far coesistere due giocatori di quel peso specifico e farli combattere così? Mancinelli oggi si butta per terra a fare un recupero, Amoroso aizza il pubblico, giocano bene insieme, un passaggio dietro la schiena giusto per un tiro aperto di Evangelisti, quindi piuttosto di rinunciare a un suo tiro. Qual è il segreto, l'alchimia di questa squadra? Guarda, Mancinelli, di Amoroso abbiamo detto, Mancinelli ha fatto la partita, da un certo punto di vista devo dire la partita perfetta, perché io mi aspetto questo da lui, non mi aspetto che abbia bisogno di fare punti per entrare in partita o che abbia bisogno di fare canestri, come magari un po' all'inizio, venendo da un periodo di infortunio e venendo in una città che lo ha adorato da subito, che lo ha voluto, che lo ha adottato, magari voleva rispondere. Ho parlato con lui in settimana dicendogli: guarda che noi abbiamo bisogno di tutto da te, meno, i punti sono l'ultima cosa, poi è chiaro che servono anche quelli, ma oggi ha giocato, ha passato
tanto palloni sotto canestro, è stato immagini del gioco in attacco, poi magari rubando una palla in difesa in recupero difensivo, magari in altre partite lo avevamo visto che sbagliava un tiro per frustrazione, non tornava in difesa, oggi invece era concentrato, ha evitato due o tre canestri in contropiede di Biella con questa, cioè la sicurezza, l'autorità di chi ha giocato mille volte partite con questo tipo di pressione, con questo coinvolgimento emotivo, e lui sa che le partite si vincono molto spesso con queste cose che non si vedono, lui le ha fatte tutte oggi, e quindi la grandissima partita di Amoroso, la sua grandissima partita e tutti gli altri che hanno fatto molto bene hanno fatto sì, ripeto ancora, che siamo stati una vera squadra. Approfitto, cambio un attimo argomento su una cosa comunque attuale, Final Six di Coppa Italia, Torino si è aggiudicato un turno in più, diciamo, con gli ultimi risultati. Per assurdo può essere un vantaggio per questa squadra che ha bisogno di trovarsi, fare una partita in più, o è una necessaria tortura da subire? Intanto per fare una partita in più bisogna che vinciamo, quindi intanto noi abbiamo una partita da fare, poi dopo speriamo di farne un'altra, poi speriamo di farne un'altra e poi di vincerla, però è un passo alla volta che bisogna fare. Non lo so, non mi pongo il problema, noi andiamo ogni volta in campo per vincere, cerchiamo di fare meglio possibile, ci siamo riusciti 12 volte su 18, penso che dobbiamo essere contenti, cercheremo di vincere domenica prossima con Verona, non faccio tanti calcoli se è meglio o se è peggio, preferisco sempre vincere, però se potessi aver vinto tutte 18 le partite e aver saltato la prima sarei più contento, però vedo che stiamo lavorando e quindi sono contento di quello che abbiamo fatto e cercheremo di fare ancora meglio andando in avanti. Quindi l'appuntamento per tutti col coach e con tutti i ragazzi è contro Verona, una delle squadre più forti, forse insieme a Capodorlando, che ne pensi? Sì, ma guarda, Biella è molto sottovalutata, sono molto bravi a tenere il profilo basso, ma è un'altra squadra forte, e poi sono tante le squadre forti, quindi in questo momento Trapani che è andata a vincere a Veroli e che è a due punti meno di noi e non ha nessuna pressione, un grande pubblico, e sono anche loro molto bravi a tenere il profilo basso, ma è un'altra squadra che può fare bene, sono tante squadre forti, a tanti fa comodo dire che Torino è la squadra da battere. Lo scarico di responsabilità. Lo scarico di responsabilità è molto facile, noi questa responsabilità ce la prendiamo perché ci piace, perché vogliamo abituarci alla pressione, vogliamo essere, però sappiamo che questo per certe cose è un po' un handicap. Sappiamo anche che siamo nei promossi, che ci stiamo abituando a un campionato, anche non parlo solo di, cioè le squadre sono fatte di molte cose, anche per la società che sta facendo passi da gigante, però avere un successo così è una soddisfazione ma anche una responsabilità, anche ti devi adattare ogni giorno a una situazione nuova che sta crescendo in fretta, è una grande soddisfazione ma ripeto una grande responsabilità, quindi andiamo di partita in partita, vedremo. Verona è sicuramente un'eccellente squadra, vogliamo fare un'altra grande partita. Coach Pilastrini è stato preso per prendere questa squadra dalla DNA, per dargli un taglio importante, direi che ce la sta facendo meglio di così. Grazie Stefano. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao. Grazie.